Valdichiana, buonasera, buon pomeriggio e benvenuti, bentornati alla terza puntata di Giardino Valdichiana, il programma dell'estate. Abbiamo già fatto due puntate, già belle ricche di contenuti. Questa sera ve ne daremo altri, vi faremo conoscere altri personaggi del territorio, personaggi che hanno storie da raccontare, personaggi che vivono la Valdichiana e fanno vivere la Valdichiana. Il filo conduttore della puntata di oggi saranno i piccoli borghi, la tutela dei prodotti del territorio e vi parleremo del trail, questa specialità sportiva, perché ci è venuta a trovare una grande campionessa, un affetto che gli avete già espresso sui social quando abbiamo dato la notizia della sua ultima vittoria, vi siete scatenati, e quindi questa sera ve la faremo conoscere. Ma qua all'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, dove tutti i venerdì andiamo in diretta con il nostro programma, ci sono venuti a trovare Simona Giovagnola, presidente della Fondazione Torrita Cultura, e il presidente della Proloco di Monte Follonico, Andrea Tonini. Piccolo borgo, una perla della Valdichiana, ma dopo ne parliamo, perché è un piccolo borgo ma attivissimo, tant'è che stasera ci sarà un bellissimo concerto in collaborazione con il Cantiere Internazionale d'Arte. Simona, una fondazione, Torrita Cultura, che è nata da poco ma sta già facendo parlare di sé con tanti eventi, con tanti progetti, uno fra tutti l'inaugurazione della Casa della Cultura, avvenuta proprio ad aprile in concomitanza con il Borgo dei Libri. Parlaci di questa bella realtà che sta crescendo, sta prendendo forma, ma sta crescendo e sta facendo sempre di più parlare di sé. Sì, grazie Valentina, grazie per l'invito. Sì, abbiamo varie attività, la fondazione è molto 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 attiva, grazie anche al nostro assessore alla cultura, l'avvocato Paolo Tiezzi, che ha sempre molte molte idee. E appunto, proprio perché a Torrita negli ultimi anni si fa cultura, si è sentita anche la necessità poi di dare una casa a questa cultura, e grazie all'amministrazione comunale e al sindaco siamo riusciti ad avere questo spazio che mettiamo a disposizione di tutte le associazioni di Torrita, ma anche non di Torrita, perché ultimamente abbiamo ospitato vari convegni organizzati da associazioni che non erano di Torrita. Mettiamo a disposizione questo spazio per attività culturali, cultura ovviamente intesa non soltanto presentazioni di libri, cultura in senso generale, più che altro ciò che caratterizza anche poi il nostro territorio. La settimana scorsa abbiamo avuto la presentazione dei Pici come patrimonio materiale dell'UNESCO, quindi insomma per noi è sicuramente motivo d'orgoglio. È stata inaugurata il 29 di aprile e già abbiamo riscontrato un grande interesse per questo spazio, che è anche molto piaciuto perché è caratteristico, è carino, quindi è un ex magazzino merci delle Ferrovie dello Stato, ha tutte le pareti in pietra, il pavimento in pietra serena, originario, quindi insomma è anche un luogo un po' particolare. La fondazione già da prima aveva dei locali, aveva cercato ovviamente nel piccolo di mettere a disposizione dei locali delle associazioni. Abbiamo una piccola stanza nel centro storico di Torrita, però credo che l'amministrazione, facendoci diciamo facendo questo regalo alla fondazione e a tutte le associazioni del territorio, abbia messo un po' un fiore all'occhiello nella cultura, nel panorama culturale di Torrita. Cultura che si è toccata durante il Borgo dei Libri. Il Borgo dei Libri, questa manifestazione che avviene nel mese di maggio a Torrita, ma che oltre che a promuovere la lettura cerca di promuovere anche il territorio. È una manifestazione a 360 gradi. Noi della Valdichiana abbiamo avuto modo di raccontarla, abbiamo sentito i vari espositori, insomma un fine settimana dove veramente si è toccato e si è respirato cultura. Sì, in realtà è uno degli appuntamenti più importanti, diciamo, del panorama culturale
Quest'anno non è stato solo un fine settimana, ma sono stati ben tre fine settimana che appunto hanno avuto inizio il 29 di aprile con l'inaugurazione della Casa della Cultura. Ovviamente quello diciamo un po' più aperto a tutti è l'ultimo fine settimana, quando abbiamo la mostra mercato di libri anche antichi e poi la promozione anche di prodotti enogastronomici. Quindi quello è un po' il fine settimana più frequentato. Quest'anno ci ha assistito anche il tempo, a differenza dello scorso anno, e abbiamo registrato un gran numero di presenze. Siamo molto soddisfatti di come è andata la manifestazione. Siamo sempre attenti ai ragazzi, quindi ai giovani, ai ragazzi delle scuole. Abbiamo promosso anche dei concorsi, il concorso in Chianino, che ha avuto un enorme successo. I ragazzi proprio si sono divertiti a scrivere questi racconti in Chianino e sono stati premiati l'ultima domenica del Borgo dei Libri. E poi, cosa da non sottovalutare, è anche il buono da 5 euro che mettiamo a disposizione dei ragazzi delle scuole della zona, e stiamo allargando, diciamo, la cerchia delle scuole di anno in anno, che poi i ragazzi possono spendere a sconto libro quando acquistano un libro. Quindi è molto importante, perché sicuramente dà modo ai giovani di avvicinarsi un po' più alla lettura. Non per niente ricordiamo che quest'anno Torrita è stata eletta città che legge, quindi un premio, un riconoscimento che avvalora ancora di più il vostro lavoro. La Fondazione Torrita Cultura collabora anche con la Proloco di Montefollonico in varie attività. E qua abbiamo Andrea Tonini, che diciamo l'abbiamo preso in un momento particolare, perché questa sera, appunto come vi ho detto in apertura, ci sarà uno spettacolo in collaborazione con il Cantiere Internazionale d'Arti, il quartetto glissato, e verrà fatto nella Villa Marcelli. Allora, prima di commentare questo evento, chi fa parte della Proloco, quali sono gli obiettivi della Proloco e quali sono anche un po' gli eventi che fate, perché la Proloco veramente siete piccoli, ma siete veramente tanto attivi durante l'anno e nelle varie manifestazioni. Cerchiamo di essere attivi per quanto è possibile, perché la maggior parte dei consiglieri della Proloco sono persone che hanno un lavoro e quindi per quanto possono la loro disponibilità è un po' ridotta, però abbiamo insieme all'amministrazione comunale, alla Fondazione Torrita Cultura, in gestione la festa, diciamo, che per ora è quella più importante di Montefollonico, che è il Borgo del Vinsanto. Il nome sarebbe Lo gradireste un goccio di Vinsanto, che è una festa che si svolge ormai da 13 anni a Montefollonico. Il concorso è il 13° anno, la festa è 14 anni, perché il primo anno non ci fu il concorso, e si svolge praticamente nei primi giorni di dicembre. Il punto clou sarebbe l'8 di dicembre, cercando di abbinarlo con un fine settimana se possibile, per cercare di riunire più persone possibile a Montefollonico, compatibilmente con le giornate di lavoro. Borgo del Vinsanto è una festa che praticamente cerca di valorizzare un prodotto tipico della zona, che è il Vinsanto, appunto, però non il Vinsanto fatto da produttori professionali, diciamo così, da cantine per ora, ma il Vinsanto fatto dai produttori privati, cioè il Vinsanto contadino. Non è semplice, perché il privato difficilmente ci dà una bottiglia di Vinsanto. Quando se ne va a chiedere due è già un problema più grosso, se poi si arriva a tre ci scappa la lacrima, sicché è un problema. E questo Borgo del Vinsanto, cioè questo concorso l'anno scorso è riuscito a raggruppare 89 produttori di Vinsanto diversi, con un quantitativo di 113 bottiglie di Vinsanto, che è stato un bel successo. Abbiamo avuto Vinsanti dalla zona praticamente di Vinci, anche di vicino Firenze, Ancona, Osimo, provincia d'Ancona, e un Vinsanto è arrivato anche da un produttore privato della Basilicata, cioè un tentativo, perché giù in Basilicata il Vinsanto non c'è, ma dietro spiegazioni è riuscito a fare un Vinsanto che è arrivato addirittura nono.
Tutte le associazioni, cioè non è l'Albergo del Vinsanto non è una festa organizzata solamente dalla Proloco, è la Proloco che si avvale della collaborazione di tutte le altre quattro associazioni del paese, centro culturale, centro polivalente, che gestisce il teatro, che serve molto per questa festa, perché essendo dicembre diverse cose vengono fatte all'interno del teatro del centro polivalente, cioè del teatro di Montefollonico, Bruno Vitolo. L'associazione dei giudici di gara e poi c'è anche l'associazione polisportiva di Montefollonico. Tutti aiutano per quello che possono fare, cioè ci danno una grande mano, cioè tutti si collaborano, ci danno una mano, certo. Tutti si collaborano a questa festa. Quest'anno ha avuto un discreto successo, pur essendo la prima volta che la Proloco, insieme anche all'amministrazione comunale, ha tentato di organizzare un qualcosa di buono. Le persone sono venute in circa 500 avventori a questa festa, sicché noi siamo abbastanza contenti. Ecco, allora, tu hai già parlato un po' di quello che si può trovare a Montefollonico, il teatro Vitolo, e questa sera protagonista sarà Villa Marzelli. Che cos'è questo monumento, ma cosa anche c'è da vedere a Montefollonico? Allora, Villa Marzelli è una delle abitazioni principali dei signori di Montefollonico. Tre erano le famiglie, i Marzelli, che prima era abitata dai Landucci, i Mucciarelli e il conte Martini di Cigala. In questa Villa Marzelli di molto caratteristico c'è un giardino che una parte... un giardino all'italiana praticamente, con siepi di bosso e quant'altro, che c'era in un giardino con resti di colonne romane tirate via da un'abbazia lì vicino che era di proprietà di questi Landucci, Marzelli poi. E questo giardino fu realizzato nei primi anni dell'Ottocento fu fatto realizzare dai vecchi proprietari in quanto in quel periodo ci fu una grossa carestia su Montefollonico e la gente del paese non stava proprio bene, sicché per dar da mangiare alla gente del paese questi signori, in un punto più agevole, più pianeggiante, che a Montefollonico trovare un punto pianeggiante è già una cosa difficile, riuscirono a far costruire questo giardino e a contribuire a mantenere in vita diverse famiglie di questo posto. Niente, ora viene utilizzato, è un'unica proprietà, la signora Rosanna Biscarini, e ce lo presta gentilmente e noi cerchiamo di fare meno invasione possibile durante manifestazioni, specialmente per concerti principalmente, oppure qualche volta mi ricordo che era stata organizzata anche una piccola visita all'interno di questo giardino, ma sono cose più rare, principalmente per concerti di musica. Bene, allora una collaborazione che cresce, che fa conoscere il nostro territorio e che comunque sta lavorando anche per gli eventi futuri. Andando proprio a chiudere, che cosa bolle in pentola tra Torrita e Montefollonico? Per Torrita sicuramente ha degli appuntamenti fissi di ogni anno, avremo sicuramente il 6 di gennaio il concerto della Befana, che quest'anno è stato realizzato per raccogliere i fondi per la scuola di musica di Norcia, e poi il nostro Borgo dei Libri, al quale abbiamo iniziato a lavorare già il giorno successivo, la settimana successiva a quella di chiusura dell'edizione 2017. Quindi... No, è l'assessore, il nostro assessore alla cultura che non dorme mai, quindi abbiamo avuto 30 eventi in 2 giorni, quindi insomma importanti, impegnativi, sì sicuramente, e grazie, colgo l'occasione anche per ringraziare tutte le associazioni di Torrita, perché veramente la fondazione, senza la collaborazione e l'aiuto di tutte le altre associazioni, quindi di Torrita e di Montefollonico, ovviamente ci ricomprende anche Montefollonico, non potrebbe organizzare quello che sta organizzando, tutta l'attività culturale, quindi è fondamentale la collaborazione tra associazioni, e devo dire che noi siamo fortunati perché ce l'abbiamo, abbiamo un buon riscontro. Associazioni e aggregazione è un po' il motore della Val di Chiana. Quindi appuntamento questa sera alle 19 a Montefollonico e poi ovviamente la festa del Vinsanto. Il Vinsanto
8, 9, 10 di dicembre quest'anno, il giorno quello con la premiazione per i vinzanti dei produttori sarà l'8, negli altri giorni si sta preparando, ieri abbiamo avuto la riunione, si sta preparando il programma, si sta definendo il programma per questi giorni, ci sarà un salotto letterario su argomento ancora da definire, bisogna vedere, potrebbe essere una cosa che riguarda Montefollonio come no, e speriamo bene. E poi rimanete connessi e scoprirete le altre novità. Allora, ringraziamo Simona e Andrea per esserci venuti a trovare in un momento abbastanza frenetico di Montefollonico. Voi rimanete lì, aspettateci che dopo un piccolo break torniamo subito sulla pagina La Valdichiana. A tra pochissimo. Valdichiana, eccoci di nuovo qua in diretta, sempre dall'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Abbiamo finito il nostro primo blocco parlando di Vinsanto, rimaniamo sempre sul tema vino e questa sera ci è venuto a trovare, è brutto dirlo, perché siamo noi che siamo in casa del Consorzio del Vino Nobile, ci è venuto a trovare il nuovo presidente del Consorzio, Piero Di Betto. Grazie per ospitarci tutti i venerdì che un po' invadiamo il vostro tranquillo pomeriggio del venerdì. Grazie davvero. Grazie a voi. Credo che sia anche un sistema proprio per valorizzare quello che è la nostra sede e poi l'Enoteca, dunque grazie anche a voi. Allora, un'Enoliteca che è l'opera che ha visto un po' all'unanimità l'adesione di tutti i produttori di vino e che cerca di promuovere e valorizzare il territorio e i suoi prodotti. Allora, capiamo il ruolo dell'Enoliteca per il territorio e nel territorio. Ma intanto il ruolo che deve avere l'Enoteca, oltre che a valorizzare i prodotti del territorio, indubbiamente deve essere uno strumento di promozione non solamente per il territorio ma anche a livello internazionale. Deve essere un punto di attracco, perché credo che la struttura che qui possiamo anche intravedere è una struttura bellissima, una struttura che ha dato anche origine, ovvero è venuta fuori alla luce la storia poi di Montepulciano, una parte di storia di Montepulciano che serve a valorizzare sempre più questo connubio tra arte, cultura e vino. E dunque l'Enoteca, oltre che a promuovere i nostri prodotti, promuove anche quello che è il valore poi del nostro territorio, ovvero questa cultura. Diciamo che valorizza ancora più il nostro pensiero, che è il turismo poi a cui ci rivolgiamo, perché un turismo enogastronomico culturale si può definire completo, io direi, quello che si chiede oggi. È una struttura che nasce, giustamente come te ha detto, con un'approvazione unanime da parte dei produttori. In effetti ha visto le proprie risorse dei produttori all'interno del consorzio, risorse finanziarie, impegnare per 3 anni tutte queste strutture. Significa credere in questo progetto, sono stati 800.000 euro che sono stati investiti nella ristrutturazione della fortezza e che chiaramente ne ha liberati circa 3 milioni, dunque anche qui c'è un'importanza non indifferente nel movimento di denaro che è stato fatto. Indubbiamente questo impegno ha ritardato sotto alcuni punti di vista anche la promozione, perché indubbiamente sono per fare promozione o per fare queste strutture fondamentalmente occorre denaro, ma che comunque oggi ci abbiamo, la voglio definire una Ferrari, ma sicuramente ci abbiamo una bella realtà che è questa Enoliteca. Ecco, Piero, tu hai detto un po' già come è partito il progetto. Vogliamo ripercorrere le tappe del restauro della fortezza, quindi la nascita dell'Enoliteca, quando è partito il prodotto e il progetto e come è partito? Ma intanto, proprio per fare storia, io ero sindaco negli ultimi periodi del mio mandato e fa riferimento intorno all'anno 2004, l'allora presidente dottor Alamanno Contucci avanzò questa proposta. Indubbiamente non la avallai, anche perché non potevo mantenere la parola in quanto sarebbe finito il mio mandato.
è iniziato questo progetto, è stato sostenuto, e questo rende valido e importante quello che abbiamo detto in precedenza, ovvero la credibilità in questo progetto negli anni successivi. Dunque questo pensiero parte nel 2005 e trova, si sposa con la realtà dell'amministrazione comunale allora guidata da Massimo Della Giovan Paola, dove è stato messo in piedi questo progetto per poi arrivare con l'attuale amministrazione alla relativa inaugurazione. Ecco, con questo Enolitec il consorzio ha contribuito al restauro di questo edificio simbolo della città, ma anche di tutta la Val di Chiana. Il consorzio è da sempre vicino alla tutela del patrimonio storico-artistico di Montepulciano e non solo. Quali sono gli altri progetti che ha contribuito a realizzare il consorzio e che legame c'è tra cultura e vino? Allora, io credo che cultura e vino si fondono insieme, perché fare del vino è cultura, il vino si abbina bene con la cultura vista in altra maniera. Mi sento tranquillamente di poter dire che inizia nel 97, prima indubbiamente i rapporti c'erano, ma si concretizza, si sottoscrive questa collaborazione tra amministrazione comunale, Consorzio del Vino Nobile, con effetti nei confronti della cultura nel 97 con il restauro del Pozzo dei Grifi e dei Leoni, dove il Consorzio del Vino Nobile investe per restaurare. Ecco, crede nella città. Da lì parte poi un movimento, parte un pensiero, parte una collaborazione che oggi si concretizza con il recupero, poi come hai detto giustamente te Valentina, di questo immobile. Allora nel passato sede scolastica, poi per un periodo proprio dietro a carenza e mancanza addirittura di risorse economiche, si può dire quasi completamente abbandonato, e poi invece è ritornato a vivere con il massimo splendore, originando quello che è quel pensiero che dicevamo prima della cultura, no? L'università americana, le mostre, è un continuo fermento, un continuo valorizzare quello che è poi la prerogativa di Montepulciano, la cultura. Io su questo mi sento di spendere, che Montepulciano mi sento di poter dire in maniera molto tranquilla, io voglio molto molto bene. E quando si chiama solamente cantiere internazionale d'arte, io la parola cantiere proprio la trasmetterei a tutte le iniziative che questo comune è in grado di fare. È un cantiere, ovvero è uno sviluppare le idee, e ti portano a una conclusione fondamentale, che è quella di creare cultura, di trasmettere cultura sotto tutti i vari aspetti e sfondi, coinvolgendo poi quello che è il locale, ma anche quello che viene da fuori. Vedi l'Accademia Renana, vedi, insomma, ecco, è una fucina di idee Montepulciano. E la Val di Chiana ha tanto sotto questo punto di vista da raccontare. Allora, spostiamoci un po' sul tecnico. Il 2016 si è confermato l'anno dell'export, con una punta pari al 78% destinato all'estero e il 22% destinato all'Italia. Commentiamo questi dati. C'è ancora da lavorare? Si può fare meglio? Quali sono i paesi su cui investire maggiormente? Tu prima hai detto America. America è uno dei paesi che esporta più vino nobile. Ma intanto fare meglio non ha mai fine, credo che in tutte le iniziative dobbiamo provare a fare meglio, perché diventa fondamentale, no? Fermarsi, appiattirsi significa andare incontro a una sconfitta o perlomeno a una non considerazione. Sono convinto che si può fare meglio, il 78% è un bel dato, ma quello che fa specie è il 22%. Perché dico questo? Perché questi dati sono riferiti all'imbottigliamento. È un progetto che credo l'hanno tutti i produttori, imbottigliatori del nostro territorio, vendere maggiormente l'imbottigliato anche per realizzare meglio. Il 22% significa che noi vendiamo davvero una bella percentuale di imbottigliato in Italia, ovvero nell'Horeca. È un bel risultato, io credo. Quali sono i paesi che più o meno dobbiamo investire? Sicuramente continuare nell'America, nel Canada, anche nei paesi emergenti che stanno venendo fuori, come può essere la Cina, non l'abbandonerei, è un mercato molto difficile credo, però questo non significa che dobbiamo abbandonare. Tra l'altro c'è
l'amministrazione comunale che è orientata in questa direzione, vengono fatte delle azioni insieme con il consorzio proprio in questa direzione. Diciamo che è aperto a 360 gradi, ma non può essere diversamente, sono convinto. Ripeto, c'è molto da fare nella promozione, però... Però siamo a buon punto. Parliamo un attimo del testo unico del vino. Questo testo cerca di snellire la burocrazia, ma anche di tutelare un po' la commercializzazione. Sta funzionando? C'è ancora delle migliorie da fare? Io, se ci sono delle migliorie da fare, non sono in grado di dirlo. So che questo nasce in funzione e che per la prima volta abbiamo un testo unico sul vino. Dovrebbe eliminare la burocrazia, che è un elemento non da poco, però momentaneamente non si traggono benefici in funzione di quello che ci si aspettava. Per esempio, ci sono l'invio telematico dei registri, qualche problema lo fa, lo crea alle piccole aziende, lo crea un po' dappertutto. Vediamo, insomma, è entrato in vigore ora, ancora è presto, insomma, tutte le cose all'inizio si prendono con una certa diffidenza e con le molle, però l'obiettivo è sano, quello di sburocratizzare, elemento fondamentale, però vediamo, per ora grosse aspettative, cioè l'avevamo, dei risultati un po' meno. E delle aspettative ci sono anche per la vendemmia del 2017. Del 2017. Quest'anno il meteo ha fatto un po'. Non è stato troppo clemente. Le gelate di aprile, la grande siccità che adesso sta mettendo un po' in ginocchio tante culture. Quali sono le aspettative? Cosa prevede? E voi, gli agricoltori, come stanno lavorando per cercare magari di tirare fuori un buon prodotto? Ma hai detto benissimo, è stata e è un'annata difficilissima, dettata dalle gelate di aprile, indubbiamente ha fatto un po' di selezione e questo poteva essere anche recuperato. C'è un momento ora di forte siccità dove qualche sofferenza si inizia ad avvertire, anche perché fino ad oggi non è che la vite è una pianta che vive anche bene con queste, con la stagione un po' secca. Ora inizia qualche pecca ad avvertirla, però credo, come qualche predecessore mio, quando gli veniva domandato com'è l'annata, rispondeva nobile. Non può essere diversamente. Allora, ringraziamo Piero di ospitarci tutti i venerdì qua all'Enoliteca, di essere venuto qua con noi in questo salotto. Io di solito finisco le mie interviste con i produttori con un brindisi. Direi di farlo anche questa sera. Grazie Valentina. È sicuramente un vino di tutti, come lo dimostra la bottiglia che rappresenta il nostro 50esimo, perché noi siamo stati il consorzio tra i primi 10 nel 1966 ad avere la DOC, nel 1980 il primo consorzio ad avere la DOCG, la denominazione d'origine controllata e garantita, il primo, dunque c'è da essere anche orgogliosi. Allora brindiamo a questi traguardi e a tanti altri ancora. Ed eccoci qua ancora in diretta dall'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Vi ha detto in apertura che vi avrei portato una campionessa reduce da una grande prova. Lei è Tatiana Maccherini, colei che, come pubblichiamo una notizia su di lei, la riempite di complimenti, like e quant'altro. Forse i suoi articoli sono tra i più letti. Tra i più letti perché lei ci riportano sempre delle grandi imprese che fa. Lei è un'atleta foianese del team Ronda Ghibellina e pratica il trail, il Grand Trail, che è una specialità di corsa a piedi che si svolge in un ambiente naturale, che possono essere boschi, deserti, montagne, dislivelli, con dislivelli enormi. Insomma, quindi ha una grande resistenza. La sua ultima vittoria è stata quella del Grand Trail dei Monti Simbruni.
Simbruini, 90 chilometri ragazzi, 90 chilometri a piedi, 6.230 metri di dislivello, 19 ore e 45, cioè una Wonder Woman. Allora Tatiana, presentati, perché questa specialità e la resistenza, come fai, come ti alleni, chi sei? Intanto buonasera a tutti, grazie per avermi invitato, mi fa piacere di essere così apprezzata insomma dal pubblico. Diciamo che quando sento parlare di me come atleta un pochino ci rimango sempre un po' male perché non mi considero tale. Diciamo che è una passione che è nata così all'improvviso, facendo una gara 3 anni fa. Appunto in un bosco, una gara di 27 chilometri, diciamo, ed è stato subito amore. E da lì, diciamo, ho sempre cercato di fare qualcosina di più, quindi allungare un po' la distanza, il dislivello, fino appunto arrivare a gare anche importanti, tipo 170 chilometri, la gara sul Monte Bianco a cui ho partecipato l'anno scorso. E quindi diciamo che alla fine non ti saprei nemmeno dire cosa ho fatto, insomma mi alleno tutti i giorni, però insomma queste sono gare che possono durare anche una giornata intera, una nottata, due a volte, insomma, quindi alla fine non è l'allenamento fisico poi quello che conta e basta. Tante cose come la testa, come superare delle difficoltà che si possono presentare lungo insomma questi viaggi, perché poi sono viaggi, quelle sono cose che non puoi allenare, quindi devi imparare un po' a conoscere anche il tuo corpo, quando cominci a sentire una difficoltà insomma cercare di porre subito rimedio, quindi diciamo è più anche una cosa di testa e oltre che fisica, insomma. Senti, tu come ti prepari a queste gare e quali percorsi, tu hai citato il Monte Bianco, quali sono i percorsi con i quali ti sei confrontata? Perché a un certo punto sì, camminare nei boschi può essere bello, però a volte può essere anche veramente, veramente difficile. Sì, è sempre difficile perché comunque sono gare in cui la distanza è importante, però quello che poi conta è il dislivello, quindi sono gare con 6.000, 8.000, no, 10.000 metri di dislivello, quindi è quello che poi ti fa la differenza, non tanto la distanza che alla fine ce la fai anche camminando e basta, insomma. E il mio è stato un percorso molto graduale, ho fatto appunto, sono partita dalla gara di 27 chilometri e ho allungato di anno in anno, insomma, fino ad arrivare appunto a queste distanze. Io ho anche due figli, quindi non ho tanto tempo poi per dedicare all'allenamento. Cerco di fare una gara di un certo livello ogni mese per tenere comunque un po' la resistenza, il fiato, comunque anche le gambe, e poi approfitto dell'ora diciamo libera al giorno per fare allenamenti specifici, se posso faccio delle notturne per abituarmi appunto a correre di notte, se no faccio ripetute in salita. Gradoni, insomma cerco un po' di allenare quello che mi serve poi per la corsa, per le gare che faccio. E sono anche un po' sfortunata, tra parentesi, perché insomma, tra virgolette, perché sto a Foiano e grandi dislivelli non ci sono, quindi io mi alleno lungo il sentiero della bonifica e quel poco dislivello cerco di farlo ripetutamente, insomma cerco in questo modo di allenarmi. Poi te l'ho detto, a volte sei pronto fisicamente, però a livello, cioè magari ti prende un disturbo, la disidratazione, quindi quelle sono cose che non puoi prevedere e è difficile anche insomma allenarsi a superarle.
Senti, c'è una gara in particolare, poi dopo parliamo dei vari tuoi titoli, c'è una gara in particolare che ricordi diversamente dalle altre e quale quella più difficile che ha un magari, non so se mai ti è mai capitato di dire basta abbandono, non so se ci sono anche, entra in gioco anche il fatto emotivo in queste gare. Allora, la gara a cui tengo più di tutte appunto è questa, l'ultima che ho vinto, i Monti Simbruini, perché è anche la prima che ho vinto nel 2014, quindi ho un legame particolare con questa terra, con gli abitanti di Subiaco e tutto, quindi è una gara che mi porto sempre nel cuore, proprio perché sento l'affetto anche degli organizzatori, dei volontari, di tutti. Poi ho fatto gare comunque importanti anche a livello mondiale, sono andata l'anno scorso a Gran Canaria, ho fatto una gara di 125 km e ho fatto quest'anno in Portogallo a Madeira un ultra trail di 115 km. E sono tutte gare che ti lasciano qualcosa dentro, insomma, sono tutte belle, a parte per i paesaggi che comunque sono favolosi e si vedono da un punto di vista che pochi, insomma, possono ammirare. Quindi solo per quello vale la pena, insomma, andare e provare. Quella che è la più difficile, che ho fatto è appunto quella sul Monte Bianco, perché a parte la distanza, che era la prima volta che affrontavo una distanza del genere, che dopo il 120esimo chilometro ho avuto problemi proprio di disidratazione e praticamente mi hanno bloccato completamente le gambe. Però anche in quel momento lì di grande difficoltà, tra l'altro pioveva, diluviava, insomma, ero nel crinale di notte, quindi era proprio una situazione in cui forse parecchi avrebbero abbandonato. Non ho mai avuto io questo pensiero, perché forse anche sbagliando, perché a volte bisogna anche saper dire basta, però quando mi metto un obiettivo, che cerco di arrivare a tutti i costi, non per il risultato poi finale, perché alla fine non sono una campionessa proprio a livello mondiale, insomma, quindi mi accontento di quello che riesco a fare, però è proprio per un discorso mio, una sfida con me stessa. Quindi che alla fine quando non c'entra, quando il fisico non ce la fa più, la testa è l'unica cosa che ti fa andare avanti. Fa venire un po' di brividi questo racconto, perché veramente affronti e vedi dei paesaggi che sono veramente forse estremi, perché si parla di crinali, si parla di paura, disidratazione. Ci sono altri fattori critici che ti portano a dire basta, o comunque anche in allenamento, se ci sono delle difficoltà che riscontri? Sì, io in allenamento ho grandi difficoltà, perché mi sono resa conto che io per dare il meglio di me stessa, devo avere appunto questo obiettivo che ti dicevo. Quindi l'allenamento lo vedo un po', non ci vedo proprio lo scopo, quindi tendo un po' a allenarmi così, capito? Non sono, come dice Alessandro, mio marito, che non sono proprio un animale da allenamento, perché niente. Quindi che alla fine è questo sentirsi un po' forte durante la gara che mi sprona a fare meglio e a superare sempre i miei limiti. Parliamo, qua siamo dentro un'eloliteca e parliamo di vini. Però la mia domanda è: qual è la dieta di una atleta di trail e che rapporto hai con il vino, insomma? Il vino mi piace, sì, decisamente. Non sono una grande intenditrice, però lo bevo. Dieta, io è un anno e mezzo che non mangio carne, quindi mangio tanto pesce, legumi, verdure in generale. E non sono la persona giusta per parlarti d'alimentazione, perché faccio un po' di casini, mangio quello che mi piace fondamentalmente, non ho una dieta
insomma, a parte la carne che non mangio, però per il resto insomma mangio un po' di tutto. Andando a concludere, quali sono i prossimi impegni e se hai dei consigli da dare a chi vuole intraprendere questo sport? Allora, i prossimi, diciamo, le prossime gare a cui parteciperò sono l'Ultra Trail Lago d'Orta, che è una gara di 120 km con 8.000 metri di dislivello, che si terrà però a ottobre. A settembre ho forse una mezza gara in Bazzica, però ecco, per scaramanzia per ora non dico niente. E il consiglio che posso dare alle persone che vogliono intraprendere questo sport è di provarci, perché se ce l'ho fatta io a 40 anni senza nessun tipo di preparazione fisica, sportiva, così ce la possono fare tutti, insomma, quindi provare, perché veramente vale la pena. Grazie Tatiana per essere venuta qua a trovarci. Sicuramente non ti starà a pensare scendere da Montepulciano, forse qui il dislivello per gli allenamenti lo troveresti. Grazie Tatiana per essere stata con noi. Noi non abbiamo ancora finito, c'è ancora un altro borgo che vi portiamo a scoprire, magari chissà, anche camminando. A tra pochissimo sulla Val di Chiana. Allora, qua con me, come vi ho detto, ci sono due ragazzi, Loretta Lucaroni e Lorenzo Chiani. Loro fanno parte di un gruppo di 20 ragazzi, Petrolio Inside, che stanno investendo sul futuro di una cooperativa di comunità, che oltre a promuovere il territorio cerca di trattenere e di portare questi giovani ragazzi sul territorio, quindi di crearsi un futuro lavorativo sul territorio della Val di Chiana e su questi territori. Allora ragazzi, grazie di essere venuti qua a trovarci nel nostro giardino Val di Chiana. Parlateci, raccontateci un po' di questa bella realtà e di questo bel progetto che state portando avanti, Petrolio Inside. Innanzitutto ringrazio per averci invitato, per noi è molto importante ecco, farci anche un po' vedere, perché facciamo tanti sforzi, poi ti spiegheremo anche come. Petrolio Inside non è altro che la nostra pagina Facebook, dove mettiamo e pubblicizziamo tutti gli eventi che facciamo. Abbiamo diverse associazioni a Petrolio, abbiamo un gruppo sportivo, abbiamo una società operaia, c'è il comitato organizzativo della Corrida del Contadino e fondamentalmente tutte le associazioni sono costituite dalle stesse persone, perché siamo un paese di poco più di 400 abitanti. Però storicamente c'era una società operaia, c'era un gruppo sportivo, quindi uno si dedica più alla squadra di calcio, l'altro più, diciamo, alle cene, perché siamo famosi per il cibo e insieme abbiamo e cerchiamo di dare vita, insomma, a questa piccola comunità. Quindi su Petrolio Inside trovate sempre tutti gli eventi, dalle cene alle passeggiate organizzate dal museo, sia gli eventi organizzati dal comune sia quelli direttamente da noi. Ecco, questo è quello che è Petrolio Inside. A giugno, proprio insomma, all'interno della Corrida del Contadino, che poi è una delle feste che facciamo e che viene fatta a Petrolio, riprendendo poi insomma una vecchissima tradizione che era portata avanti dai nostri genitori e dai nostri nonni. Abbiamo voluto incentrare questo convegno proprio su un'idea, un progetto che vogliamo portare avanti con la comunità di Petrolio.
all'interno di questo progetto, come diceva Nicoletta, c'è tutti quelli che poi, per quanto siamo pochi, quindi comunque facciamo parte un po' e siamo all'interno tutti delle associazioni, viene portato avanti dalla società operaia, dal gruppo sportivo, ovviamente con il patrocinio e il contributo del comune di Trequanda. Il progetto, brevemente, vuole creare una cooperativa di comunità. Che cos'è in soldoni una cooperativa di comunità? Non è altro che una cooperativa fatta da chi partecipa e da chi è formata una comunità, in questo caso dagli abitanti del borgo, quindi gli abitanti di Petrone. Questa cooperativa di comunità non vuole altro, non vorrà altro, quindi è tutto in costruzione, quindi sono gli obiettivi futuri, non vuole altro che riportare dei servizi all'interno del borgo. Infatti, sempre sull'onda abbiamo ridato vita a praticamente al bar del paese, che era qualche mese che era chiuso, e ora stiamo pensando di creare quello che è un hotel diffuso. Quindi la cooperativa sarà primo piano nella creazione di questo hotel diffuso, che non è altro quello di riprendere le case sfitte, perché ovviamente essendo 400 il paese è semi-abbandonato, quindi riprendere le case sfitte e creare un albergo che non abbia più una concezione verticale, quindi la reception in basso al piano terra e poi nei vari piani le camere, ma avere una visione più orizzontale, quindi la reception è una casa, uno spazio comune di un luogo del paese, e le varie camere sono le varie abitazioni, i vari appartamenti sfitti del paese. Ecco, questo è il progetto che vogliamo portare avanti con la cooperativa di comunità, che per ora è un progetto e speriamo diventi a breve realtà. Loretta, tu come agente immobiliare, questo è un po' un esempio di un processo di innovazione che riesce a legare l'offerta turistica con le esperienze locali. Quindi è una bella possibilità di riscatto per i giovani che vivono nel vostro bellissimo borgo. Assolutamente sì, come agente immobiliare posso dire che è una buona opportunità di riqualificazione che viene direttamente dalla comunità. Non sono gli organi pubblici a riqualificare, ma la stessa comunità che, sentendo la necessità di riportare servizi e comunque di non abbandonare le proprie radici, riqualificare appunto il borgo e dare l'opportunità non solo di poter lavorare a chi vuole rimanere nel borgo, però vorremmo anche fare in modo che i giovani non si sentano costretti a lasciare per necessità. Quindi vogliamo fare in modo che chi vive, abita o abiterà lì possa avere un giorno una scelta, rimanere o andare, però sicuramente ha una seconda opportunità, non c'è quella costrizione nel dover andare via a trovare lavoro. Parliamo a questo punto anche, come hai detto tu, Petroli Inside organizza tanti eventi durante l'anno, no? Come ha detto lui, la corrida del contadino è uno di questi. Quali altri eventi ci sono a Petrolio? E poi a te ti chiedo, anche se lui è di Prato, ti chiedo quali sono le bellezze da vedere a Petrolio. Allora, diciamo che io principalmente mi sento portavoce principalmente della corrida del contadino, perché sono nel comitato, l'abbiamo fortemente voluta, è partita dai giovani. Dopodiché sicuramente il cosiddetto Picio Party, che c'è addirittura in due edizioni, prima era solo una volta, invece adesso facciamo l'invernale e l'estiva. Mi prendo l'occasione di dire che domani c'è quella estiva. Poi oltre questa facciamo varie serate, generalmente organizziamo 2-3 cene a tema all'anno nel nostro teatrino, che è il teatrino della società operaia, che è stato ristrutturato con tanta volontà, perché un'altra cosa che volevo dire è che, come in tutte credo le associazioni del territorio, siamo tutti volontari. Dicevi bene, faccio agente immobiliare, Lorenzo è un agente di viaggio, tra mille attività, insomma ognuno ha il proprio mestiere, ci ritagliamo i nostri attimi di tempo, a volte con tanta fatica, per portare avanti questi progetti.
Altri, il gruppo sportivo ha il calcetto, un torneo di calcetto dura 2 settimane tutti gli anni, facciamo lo stand gastronomico, quindi c'è una pizzeria, diciamo, in più durante tutto questo periodo, e in occasione dei capodanni, le varie feste da ricordare, poi organizziamo sempre qualcosa. Allora Lorenzo, lei ha parlato un po' già del teatro recentemente ristrutturato. Che cosa c'è da vedere a Petroio? Allora, noi, tanto sempre riprendendo il convegno, quindi proprio abbiamo fatto uno studio per presentare il progetto della cooperativa di comunità, siamo partiti da quello che poi è lo studio della destinazione, quindi anche il perché un progetto turistico dovrebbe funzionare nel comune di Trequan e nel paese di Petroio. Allora, andando a cercare un po', quindi quelli che possono essere i poli di attrattiva, quindi un po' le attrazioni che ci sono all'interno di Petroio, sicuramente Petroio è famoso in tutta la Val di Chiana, ma io sto cercando di promuoverlo anche a Prato. Domani sera viene un gruppetto di Prato a mangiare il Alpicio Party, quindi è famoso sostanzialmente per quello che può essere il turismo enogastronomico e tutto quello che si porta dietro. Io mi piace sempre ricordare che a Petroio, per quanto si chiamino pisci e siano comunque pisci, a Petroio sono i lunghetti, perché sono molto più lunghi e hanno una lavorazione particolare, insomma non è semplice, sono un pochino più difficili dei pisci da fare, e da questo punto di vista portiamo avanti questa tradizione, cioè le donne, ma non solo, anche i ragazzi stanno cominciando ad imparare e fanno i pisci e aiutano, quindi sicuramente il turismo enogastronomico. Però anche tutta la parte legata al turismo green, quindi relax, trekking, è sicuramente un turismo che può essere portato avanti. Poi possiamo sicuramente citare che Petroio è al centro di tutta una serie di poli di attrattiva. Siamo a 9 km da Pienza, che è famosissima in tutto il mondo, e quindi sicuramente Petroio può candidarsi a essere un'estensione di Pienza. Io sì, ok, vengo in Toscana, vengo a vedere Pienza, però se riusciamo a collegarla bene, perché non fare anche un pomeriggio a Petroio a vedere la lavorazione della terracotta, piuttosto che a vedere l'appisciatura, piuttosto che a scoprire i luoghi del brandano, che era un po', che è un po' il simbolo del nostro paese. Quindi sicuramente questo qui. Da questo poi ovviamente tutto quello che si porta dietro, quindi il turismo MICE, quindi quello dei convegni, perché comunque è un posto come ci sono in questa zona, sicuramente fresco e che può avere tanta attrattiva. Quindi diciamo tutto quello che parla di green e enogastronomia sicuramente a Petroio si trova, ecco. Allora io vorrei chiudere con un, neanche un consiglio, con un vostro commento sul fatto che ci sono i ragazzi, si dicono, vanno all'estero per trovare un lavoro. Voi state invertendo la tendenza, come un po' anche la Val di Chiana, ma anche i ragazzi di Lightning con i quali stiamo collaborando. Che cosa vi sentite di dire, ma brevemente, è un commento, un consiglio a chi invece decide di rimanere e chi vorrebbe tornare? Io penso che in Italia e come italiani non abbiamo nulla da togliere a tutto il resto del mondo, anzi come culla della cultura nel Rinascimento, i inventori, i poeti, insomma non voglio fare retorica, quello che voglio dire è che per chi vuole rimanere è necessario, è strettamente necessario reinventarsi. Quindi non rimanere attaccati ai modelli di lavoro che ci hanno trasmesso, al quale siamo abituati, e neppure a quelli scolastici, perché se c'è una cosa da dire, quelli scolastici sicuramente non sono più all'altezza di questo millennio e dei tempi che corrono. Quindi per chi ha inventiva, creatività, è necessario reinventarsi, e sono certa che possono essere
diciamo, dei piloti, nuovi progetti che possiamo portare avanti in qualità di italiani. Per chi va e vuole tornare, credo che posti come noi abbiano assolutamente bisogno di queste persone, che avranno un grande contributo da dare all'estero, ma in primis in Italia, dove c'è una qualità di vita altissima. Lorenzo? Guarda, io proprio due battute, vi dico quello che dico sempre un po' ai miei coetanei, che è finita l'esperienza universitaria e che provano a inserirsi nel mondo del lavoro, però purtroppo non riescono a trovare anche quello che, per cui hanno studiato, cioè laureati che, per carità, lavori nobilissimi, però si ritrovano a fare il cassiere alla Coop piuttosto che in altri posti, che, per carità, senza levar niente, però chi fa un percorso anche magistrale all'università gli piacerebbe anche provare a portare avanti il proprio sogno. Io dico sempre questo, che noi siamo il futuro di questo paese, quindi l'Italia ha, e quindi il nostro paese, le nostre zone, okay, ha bisogno di questi ragazzi. Quindi se vanno via, rimaniamo con niente, senza futuro. Quindi quello che gli dico sempre è questo: se ve ne andate via voi, che avete studiato qua, che siete delle eccellenze del paese, rimaniamo senza un futuro. Quindi l'Italia, come diceva Loretta, non ha niente da invidiare a tutti gli altri paesi del mondo, e quindi si può stare qua, c'è da lottare, perché è difficile, perché la burocrazia è sempre più stringente, però dobbiamo farci forza e rimanere per il nostro paese, per dargli anche un futuro sicuramente migliore. Grazie Lorenzo e grazie Loretta, e noi anche come Petrolio Inside, la Val di Chiana ha progetti, combatte per portare avanti questi progetti, e sicuramente porteremo un futuro più bello di quello che è la realtà. Ringraziamo i Lightning che anche quest'oggi ci hanno elogiato della loro bellissima regia, ringrazio tutti i miei soci, vi do appuntamento a venerdì prossimo, e rimanete sempre connessi alla Val di Chiana per conoscere e scoprire il territorio.